rete alla radio. Dalla rete alla radio. Dalla radio alla rete. Un programma in collaborazione con i gruppi Fasobo.
cosa, non vuole quello che si vuole, lavoro tanto ma non vuole nemmeno stare davanti a una telecamera anche per essere piccola, quella che non ti porta più. Pensi che si riusciranno a fare anche altri eventi, magari per l'altro, per esempio la domanda che farò le cose. Capita spesso purtroppo che si riusciranno a fare anche altri eventi, ma anche perché le giornate sono di concreto. Secondo te non sarebbe il caso di riuscire a coordinarsi anche con altri allevati per l'Europa, perché la situazione dove non sono detti, in modo da evitare proprio il sovrapporsi almeno delle date più importanti? Sicuramente ci potrebbe essere la possibilità di creare eventualmente un quaderno, un programma che riguarda tutte le parrocchie del Montefeltro, perché poi magari noi prendiamo anche a fare in modo che l'utilizzo del caso eventualmente stato, non avete detto che questa situazione sta diventando la consorziale, la prova, perché poi non si d'accordo trovare tempi nuovi per spesa, di fare queste cose, è sempre più difficile. Però potrebbe essere anche un'idea fare un locale, di un programma comune, fare un po' di poi se c'è una faccia più lunga di un più giorno, potrebbe essere un locale, magari fare la radio, di fare un po' di tempo, 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 di ci sono diverse situazioni, però sono molto frammentate. Magari citare questo messaggio unico anche per far funzionare una vera e propria linea di fare le persone, fare girare, soprattutto per fare anche i turisti, che arrivano da fuori, che sono tantissimi, non parla di politica, vogliamo qualcosa da suggerire a questa nuova giunta, insomma. C'è qualcosa che può fare, vabbè, i soldi purtroppo le persone sono argomenti che però attraire la più difficile. C'è qualcosa che si possiamo dire, insomma, anche di più, che cosa possiamo spendere? Tutto quasi sto vedendo che si possibile rispetto non basti più soldi, ma se non si prende su questa diventa non posso fare perché diciamo che questa bella situazione economica dei nostri comuni potrebbe ed è sempre più difficile alimentare lo stesso economico per le istituzioni, che non usano questi soldi come per queste cose qui, ma le eventualità erano proprio tutte le stesse strutture, che per andare dal tempo degli anni si sono attivate un po' più. Detto la violata, la proposta non è il caso io, per esempio le prologhe, che non magari le prologhe più vicine, potrebbe piano piano, però magari potrebbe condividere delle strutture che già l'ha fatto, per esempio questa copertina, aumentare la condivisione se ne preoccupa, non solo le prove, perché ci sono magari eventi organizzati, associazioni, eccetera, ma bisogna magari acquistarsi queste strutture per poter creare una visione comune, poi a seconda del programma degli eventi, quindi parte un magazzino, prende un taglio, uno studio, parte con il resto, senza andare contro le scatole, per condividere le risorse, proprio al fine, magari non può essere un sacrificio di chiesa, la politica, un piccolo aiuto le potrebbe anche dare, magari un comune da solo non ce la fa, però il sindaco, che ha il sette comuni, mette insieme un piccolo sforzo, che cosa le potrebbe fare? Mi sarebbe soltanto, per esempio, qui in casa, che fare con il sindaco, ma più alla fine è stata figurante, magari riuscire ad avere un parco, che non è per cui, condiviso, quindi che costi, anche in termini, Ma del cocchita da rianca, ma la gallina tu la mettiamo, eh? Due signore al lavatoio che stanno lavando i panni, uno i fa maclatro, oh Maria, e mi provetto l'orgasmo? Ha detto, no, io mi trovo tan ben sa la varachina. Roma, dal fruttarolo, a Spartaco, quanto li fai li fichi? 5 euro al chilo.
e li cacchi e il giorno dopo. Marito e moglie, e il marito, ma la moglie fa: oh Maria, perché quando raggiungi l'orgasmo e me lo dici? Ha detto in tel dic, quando te raggiungo ci sei mai. Ha detto: Mario, ho fatto la macchina nuova, velocissima, e il primo giorno Sant'Angelo Urbania 7 minuti, e il secondo giorno Sant'Angelo Urbania 6 minuti, terzo giorno Sant'Angelo Urbania 5 minuti, quarto giorno Sant'Angelo Urbania 4 minuti, e il quinto giorno l'ho venduta. Ha detto: perché? Se vado a fare tutti i giorni a Urbania. Due addetti ai traslochi devono portare un pianoforte al 10° piano, arrivano lì, l'ascensore è guasto. Il fatto che porta solo stesso. Ma va bene. Il commissario ha già sopra queste schele strette al buio, tutte le mani scurtichiette. A un certo punto uno si ferma e fa: oh Mario, io non ce la faccio più. Un po' vedere da sopra qua, manca. Questo va sotto sopra, dopo 5 minuti arriva in giù e fa: ti ho detto notizie, una bella e una brutta. Ha detto: la bella manca in 2 pieni, la brutta aveva sbagliato il palazzo. Grazie, e vai. Ci sono due signore all'ora del tè, gli fa una maclata: Maria, c'ho il gatto che mi sta male, ho paura che mi muore. Gli fa l'amica: guarda che io conosco un veterinario, Mario Rossi, specializzato in felini, chiappa un appuntamento. Questa va a chiesa, guarda l'elenco, ci sarà 25 Mario Rossi. Sbaglia a telefonare, chiama il meccanico delle biciclette. Pronto, Mario Rossi? Sì, sa c'è? Adesso guardi, c'è un problema. Mi dica, signora, c'ho la miciona che mi perde il pelo. Cosa devo fare? Signora, o cambia il sedile o perderà più piene. Grazie. Marito e moglie stanno guardando la TV. A un certo punto la moglie fa: oh Mario, se io dovessi morire, te ti risposeresti? No. Quindi se vuol dire che la vita da sposato non ti piace? No, sa c'entra. Non ti piace la vita matrimoniale? No, dai, va bene, mi risposerei. E allora? La porteresti a casa nostra? Certo. La porteresti nel nostro letto? Certo. Gli faresti guidare anche la mia macchina? Ah no, la patente è là. Grazie. C'è un balbuziente, va a pagare il funerale dello zio, arriva le onoranze funebri, fa: se, 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 sono ut, a pagare il funerale del mio zio, qua, quant'è? 20.000 euro, adeguati, abbiamo usato una bara in noce pregiato, solo quello 10.000 euro, adeguati, la bara era rivestita di raso rosso, solo quello 5.000 euro, adeguati, sopra la bara c'era una croce d'oro massiccio, solo quello 5.000 euro, per fortuna che il morto l'aveva messo noi altri. Grazie. Due vecchietti, uno gli fa maclato: oh, e sei l'altro giorno arrivato a chiesa e non trovate una zingara di 20 anni che mi stava rubando? Gli ho detto: fermati subito, signorina, che chiamo i carabinieri. Questa, dai, non chiamare i carabinieri, faccio tutto quello che vuoi, davvero, faccio tutto quello che vuoi. Oh, se spoglietta tutta nuda, te dovessi vedere che lavoro. Se metti là la camera, ma sono impegnate, prova, ar prova, e beh, come ti ha finì? Ho dovuto chiamare i carabinieri. Ma de babbo, tu è la nonna? E la nonna è caduta dal terrazzo, e adesso è salita in cielo, ma madonna che rimbalza.
Ho detto, Maria, te se parli al tuo marito mentre che fai l'amore, adesso esma telefona. Ho detto, mamma, sbrigate, e il papà si vuol putere dalla finestra. Climbecil, io ho detto, ho messo i corni, mica le elle. La moglie mal marito fa, oh Mario, i visti la metti che sono sempre mal telefono. Stavolta ci sono stata solo 10 minuti. A lei chi era? Un casbaiet numero. E to Mario, e so ita fensa fare in Africa. A un certo punto senta muova dietro un cespui. E mi scappa un leone e mi fa. E il leone farà. E il leone fa. E se scappa di faccia. Grazie, vai. Scaldiamoci che è freddo. C'è un signore va a fare una rapina in banca. Chiappa tutti i soldi. E il più bel che va via e casca la maschera. Va là da un cliente, fa. Lei mi ha riconosciuto? Sì. Chiappa la pistola. Tan! Morto. Va là da secondi, fa. Lei saprebbe riconoscermi? Certo. Chiappa la pistola. Tan! Morto. Va là dal terzo, fa. Lei mi ha riconosciuto? Adè, guarda, c'ho una cataratta! Però la mi moita vis bene, eh? Grazie! Grazie, grazie, grazie. St'estate mi è tornato a trovare un cugino dall'America, l'ho portato al frescofrutto a fare la spesa, arriva in Malè, c'era una casa sale mele, ma fai questa che è? Io dico, questa è le mele. E da noi in America troppo è più grosse le mele. Una casa sale pesca, questa che è? Io dico, questa è le pesche. E da noi le pesche troppo è più grosse in America. Una casa sei limoni, questa che è? E questi limoni. Ha detto a noi in America troppo più grossi i limoni. Arriviamo a casa sei cocomeri, ma fai questi sa che è? E questi i piselli sgraneti. Due vecchietti al casino davanti alla roulette, uno fa macra, che numero vuole giocare? Bella domanda, che numero giocare? Adesso so, te quante volte fai se la tu muovi durante la settimana? Adesso ti farò 3 o 4 volte. Te, 3 o 4 volte a chi? Allora fai una roba. 4 volte te, 4 volte i, 4 e 4 8, puntando tutto l'ot. Adesso dai, va bene, ci sto. E il croupier tira la palina. Frr, frr, frr. Zero! E vedi, se dicesse la verità, che si vinto. C'è un va dal dottore, fa dottore, c'è una gran diarrea, ne posso più. Dottore, c'è una gran diarrea, ne posso più. E il dottore prescrive la ricetta, sbaglia, gli dai tranquillanti. Dopo una settimana l'arvedi fa, allora con va? E il dottore, la diarrea sto se, mamma frega più un casse. C'è un balbuziente, entra nel bar. Va, 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 barista, ma. Ma fa un caffè, e mi dà una pasta. E il barista, la pasta, con la voce, sa la crema, o sa la cioccoletta, il caffè, come lui, alt o bas. Questo è il quadro, fa ma sa fai, ma porti in giro, ne no, balbetta chi. Dopo un po' arriva il barista, ma fai un caffè, mi dai una pasta. E il barista, il caffè come vuoi, altro pasta, passa con la cosa, crema, se la cioccolata. Questi, guarda, ma allora, ma porti in giro. No, ma te, ma clatre. Grazie. Se il vecchio va dal dottore, fa dottore, pensi,
ho 80 anni, ho sposato una ragazza di 20 anni, mi è rimasta incinta al primo colpo. Presto sarò babbo. Se ne pensa, dottore, se ne pensa. Mi fa il dottore, se pensa, coc. Anche io una volta c'avevo un amico che si va a caccia all'orso e ne aveva mai sbagliato un colpo. Un giorno i caccia, invece che prendere il fucile, ha preso il manico della scopa. E si presenta l'orso davanti, il punto il manico della scopa, l'orso casca a terra morto. Se ne pensi, dottor, pesca il colpo, l'ha tirato un altro. E già, e questo vuole fare capire. Grazie! C'è un imprenditore dalla Fesi in una villa, tutti invitati, gran buffet, piena di piscine, e c'è una vasca piena di coccodrilli. Va fa, lancio una sfida. Il primo che attraversa la vasca piena di coccodrilli gli do 100.000 euro. E se fa avanti nessuno. 100.000 euro più la Ferrari. E se fa avanti nessuno. 100.000 euro, la Ferrari e mia moglie. So butto a un tosta vasca di coccodrilli. Ra, 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 ra. Dopo 20 minuti riesce ad arrivare da quell'altra parte e il padrone va là e fa complimenti. Cosa vuole per primo? 100.000 euro? No. Ah, lei vuole la Ferrari? No. E voi manca la Ferrari? Ah, lei vuole mia moglie? No. E voi manca la tua moglie? Insomma, mi sa dire cosa vuole. A dei voi climbecic ma date la spinta. E ora? C'è una richiesta qua da un membro della Proloco di Pian di Beleto. C'è una signora, va dal chirurgo plastico. Ora, va lì, fa il chirurgo. Signora, stavo l'arfè. E ti, dottor, vuoi arfè a Passarina? Io la vuoi com'era una volta, adesso è tutta sfata. Faccia vedere. Questi fa vedere, il dottor la guardi e fa, signora, ma che non c'è più niente a fè? Ha detto, ha detto che fa un impianto, eh? Tocca fare una sostituzione, ha detto siamo mettiti, ha detto guarda stai sperimentando gli orecchi di vacca, la forma è uguale, c'è anche il pelarin, la manutenzione è poca, e vabbè questa si convince, mette sto orecchio, dopo 3 mesi di convalescenza va in discoteca, incontra un mesbriec e porta a chiesa, si spoglia tutta nuda, questa la guardi e fa... Donca, l'ho visto bionde, l'ho visto more, l'ho vista anche rossa, ma Salpulin del consorzio è la prima volta, eh? Coppia di fidanzatini con la macchina prendono una stradina di campagna e si fermano vicino una casa. I fa il ragazzo, ma la ragazza, vuole fare l'amor ma che? A dei dai in faccia, c'è qualcuno con fè. A dei guardaci in sotto la macchina. Se arriva qualcuno dice che mettiamo a posto la macchina. A dei dai va bene, ci sto. Tutti donuti sotto la macchina, incominciano a fare l'amor. 12 minuti arriva il contadino. Giovanotto, cosa sta facendo ma che? A dei guardi, sto riparando la frizione. A dei se arriva a me, metti a posto i freni. La macchina diventa ma che sa mia. Due bambini stanno parlando tra di loro, uno fa macrato. Oh, lo sai? L'altro giorno ho visto il mio fratello più grande come fa a rimorchiare le ragazze. Davvero? Sì! Lo arriva sulla moto ma al bar, vede ma una ragazza e dice, vuoi fare a me? Sì, butta su. La carica la moto, la porta in un posto nascosto, la guarda negli occhi e fa, me la dai? No! E allora va a casa a piedi, arriva giù sulla moto, ne carica un'altra, la porta in un posto nascosto, la guarda negli occhi, fa, me la dai? No! E allora va a casa a piedi. Allora ho visto come si faceva, so partisse la mia biciclettina, se le rutline, so it ma l'oratorio, ho visto ma la Carlotta, io dico Carlotta, voglio fingersi a me? Sì, monta su, pedela, 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 sa sta biciclettina, l'ho portata in un posto nascosto, l'ho guardata negli occhi e gli ho detto, Carlotta me la dai? Sì! Allora to la bicicletta, va via che sa piedi!
La maestra interroga gli alunni. Robertina, cosa fai quando esci da scuola? Io, signora maestra, esco da scuola, mangio, faccio i compiti, poi aiuto la mamma a fare i dolci. Brava Robertina, questo cosa ti dice? Questo mi dice che da grande sarò una brava pasticcera. Brava. E tu Carlotta, cosa fai quando esci da scuola? Io, signora maestra, esco da scuola, mangio, faccio i compiti, poi aiuto la mamma a cucire i vestiti. Brava Carlotta, questo cosa ti dice? Questo mi dice che da grande sarò una brava sarta. Brava. E tu Mario, cosa fai quando esci da scuola? Io, signora maestra, esco da scuola, mangio, armangio, de studier encio voia, encio pensa manca per niente, ma mette te il terrasse, aspetta che passa qualcun sotto e pu, gli sputo in la testa. Ed è bravo Mario, e questo cosa ti dice? Questo mi dice, sa sputo imbecille. Grazie. C'è un signore che deve fare l'esame delle urine, gli fa il dottor Marco Ma, viene a digiuno. Questo è un sarcorda dell'esema, la mattina che apre un caffè, tanto non si accorge il dottor, come fa? Chiappa la provetta e va dal dottore. E il dottore chiappa la provetta, cosa le ho detto? Di venire a digiuno, lei stamattina ha preso un caffè. Arvachese il giorno dopo, di proposito, chiappa un cappuccino e la brioche. Tante si accorge il dottore, con fa. Chiappa la provetta e va dal dottore. E il dottore chiappa la provetta. Cosa le ho detto? Di venire a digiuno, lei stamattina ha bevuto un cappuccino e ha mangiato una brioche. Arvachese il giorno dopo sveglia la fiola. Dai Marietta, fa la pipì. Ad è papoli, da fetele se. Dai, se frega, vuoi fare scherzo al dottore. Fa fè la pipì, ma la fiola, va di sotto, te il garage, alza il cofano della macchina, chiappa la sticella d'olio e butta due tre gocce. Tu contenta, te sa cosa, dai, con fa. Arriva dal dottore, il dottore chiappa la provetta, rida, lei intanto ha la figlia incinta e il motore della macchina è fuso. Marito e moglie, 80 anni, gli fa la moglie al marito. Mario, mi tradite, ma me da giovine. Adesso è Maria, due o tre volte. E te sa chi? Ti ricordi la moglie del sindaco? Adesso quel corpo è stato il mio. Ti ricordi la moglie del farmacista? Adesso quel corpo è stato il mio. Ti ricordi la moglie del dottore? Adesso quel corpo è stato il mio. E fa il marito ma la moglie, oh Maria, te mi tradì ma me da giovane, adesso anche io una volta, e sa chi, t'arcogli la caserma di Alpini davanti a casa nostra, adesso, e beh che corpo è stato il mio. Mario e la Maria tra camera da letto, Mario sta russando, e la moglie riesce a dormire dal pensiero che da te 2000 euro ma la vicina. E il marito russe, questa non dorme da ste pensiero. A un certo punto è sveglia, fa, oh Mario, vuoi lasciarci da dormire? E vedi che io dormo dal pensiero che da te 2000 euro ma la vicina. Mario salsa dal letto, e apre la finestra e fa, orina, chi 2000 euro che tu dove andè? E ti dè perché non ci avevi. Chiude la finestra e si rimette a letto. Gli fa ma la moglie, dai Maria, dorma te a destra, sta sveglia la rina per un po'. Grazie. Mario, sotto il tap una Coca-Cola, vince un viaggio a Londra. Però ha detto, a Londra, io l'inglese ne conosco, sa ci vado a fare. Gli fa l'amico. Guarda, te basta vi là, ma là in Inghilterra, parli il dialetto nostro lentamente, loro ti capiscono. Questo convince, va a Londra, arriva, taxi, arriva il taxi, monta su e fa, io vorrei gi aveda Piccadilly Circus.
te ci porto subito. Eccezionale, funziona. Dopo un po' gli fa, adesso vuri gia veda Buckingham Palace. Te ci porto subito. Eccezionale. Chiappa un po' di confidenza, gli fa, devi sapere che io so Mario e veng da Mercatel. Io invece so Bep e so de Sant'Angelo. Ma scusa, se io so Mario e veng da Mercatel, te se Bep e vieni da Sant'Angelo, perché ancora continuiamo a parlare in inglese? Mario, super vincita e super Enalotto, il suo sogno è quello di comprare una Ferrari, va a Maranello, arriva in concessionaria, complimenti Mario. Lei è il milionesimo cliente e la Ferrari gliela regaliamo. Ad ecco, lei è il milionesimo cliente e la Ferrari gliela regaliamo. So Mario, prende la Ferrari, tu contento, va verso casa, arriva davanti a casa, pieno di gente, ambulanza, vigili del fuoco, carabinieri. Essa è successo. Un suo amico prende coraggio, va là e fa, oh Mario, è successa una disgrazia, han preso sotto malattia, non c'è niente a fare, è morta. Oh! Quando gira bene, eh! C'è un vecchietto, 80 anni, in una panchina che sta piangendo, arriva uno e fa, buon uomo, perché piange? Qualche problema? Ha detto, no, sì, ma che se c'è una ragazza di 20 anni, ma fa fare l'amore alla mattina, ma fa fare l'amore a mezzogiorno, ma fa fare l'amore alla sera, ma fa i massaggi, ma fa da mangiare, fa, ma scusa, allora perché piange? Ad è pianco perché mi ricordo sto di chiesa. Ha detto Mario, sempre due amici, finalmente posso dire che mia moglie è un angelo. E beata te, la mia ancora è viva. Ad è pesa, l'ho portata a una clinica per dimagrire. Dai, e quanto ha perso? Per il momento 1.500 euro. Ha detto, oh, invece la mia moglie sta calando a vista d'occhi. Ogni giorno che passa è sempre più secca. Adesso fa la magnè? Da chi? Oggi la mia moglie mi fa, caro, sono 5 anni che siamo sposati, voglio che mi porti in un posto dove non sono mai stata. E tu li portate? In cucina. Adesso piuttosto, com'è la tua moglie in cucina? E com'è? È brutta come tu in quattro stanze. Stamattina mi fa, Mario, mi metti le tendine il bagno? Adesso no, quando spoi i vicini mi vedono. Io ho detto, che non ti preoccupi, una volta che ti hanno visto le tendine le mette anche altri. Sono stato me una settimana sa la febbre. Io demmo alla mia moglie, cara, se io morissi tu piangeresti, non è vero? Ma è certo, caro, sai che piango per senza niente. Stamattina la mia moglie è entrata in un negozio di roba intima, ha comprato un reggiseno 100 euro. Io demmo, Maria, sa spendi a fare i soldi ti reggiseni? Tante cignette da metterci. Ma ha detto, Mario, ti dico niente a te quando compri le mutande? Grazie. 3 signore stanno parlando tra di loro, dei mariti. Una fa, basta, sti mariti hanno stufete, non c'hanno mai voglia di fare niente. Io un giorno ho smesso di fare da manie. E te, beh, come ita? E il primo giorno non ci ho visto niente. E il secondo giorno ho cominciato a vedere che apparecchiava la tavola, mi metteva solo acqua, e va bene. La seconda, anche io, ho smesso di fare da manie e della ve. E tembè come ita. E il primo giorno non ci ho visto niente. E il secondo giorno ho cominciato a vedere che apparecchiava la tavola, mi caricava la lavatrice, mi divideva i colori, il bianco dal nero, e va bene. La terza, io fa peggio di voi altri. Da punto in bianco ho smesso di fare da manie, della ve, di stire, di pulire la chiesa, e di fare la spesa. E te me come ita. E il primo giorno, e non ci ho visto niente.
E il secondo giorno è giovedì niente. E il terzo giorno è giovedì niente. Dopo una settimana incominciate a vedere da stocchi pianin pianino. Due amici, uno fa Macrat, ma Mario, to da parlare, dieci minuti, c'è una mezz'oretta? C'è un vestito ben, giacca, cravata, l'altro tu scappacciette, graffit la faccia, gli fa quel vestito ben, tu si sta, sa chi fa, sa che è successo? E tu sei per l'itma la misogina. E te me? Te sei concetto così, alle clienti voleva. La Maria Fano, ma la stazione del treno, i fama al capotreno, scusi, dove lo prendo il diretto per Ancona? Adesso signora, senza togli dai binari, direttamente la schiena. C'è un napoletano e un romano condannati a morte, e il boia prima dell'esecuzione fa prima un desiderio, fa il napoletano, i prima di morire. Ma darei a gusto ascoltare una canzone di Gigi D'Alessio. È romano, ha detto che morì prima di lui. C'è un signore esce dal ristorante, una gran mangetta, ha già preso 4-5 digestivi e non gli passa. Ha detto vado a chiesa, ci metto la borsa d'acqua calda. Arriva a chiesa, la borsa d'acqua calda sfonda. Va a suonare mal vicino, gli facciate a prestarmi la borsa d'acqua calda. Adè guarda, è rotta anche la mia. Adè, ma a me quando mi capita ci mette il gatto. C'ho un gatto, un persiano. Tu lo porti a chiesa e di me non me lo porti. Questo va via sastegata, il giorno dopo arriva a suonare il campanello, tu scappacciati, i graffiti a faccia, la camicia rotta. E fa, te chi è stato? È il gatto. Adè, ma sai che fa? Adè, fino a che ho messo l'imbutta, intanto. Ma quando io butto giù l'acqua calda... Concludiamo, va, che tra poco ci sono i ballerini, Mario e la Maria, 80 anni, davanti al cancello di una villa, gli fa il marito ma la moglie. Oh Maria, ti ricordi la prima volta che abbiamo fatto l'amore ma che è davanti a ste cancelle? La moglie, sa voi che fai più te da mostra età. Maria, ma a me ste robe mi da di man per niente. E alza la gonna, si attacca a me al cancello. La moglie, oh Mario, e sai che si mette 50 anni fa? Ha detto ci credi, 50 anni fa non c'era mica la corrente e il cancello. E Maria, è un pesca che invece più la tua fiola, che fine ha fatto? E guarda, la mia fiola lavora a Rimini da un notaio. Lui fa i gran regali, la porta a mangiare fuori. Gli fa fare i gran viaggi, regala le pellicce, anelli, braccialetti, colliere. Ha detto guarda, sono proprio contenta della mia fiola. Ha detto invece la tua sa fa, anche la mia fa la putena, ma io sono contenta per niente. Concludiamo, va, caserma d'Alpini, arriva il tenente nel camerone alle reclute, vi voglio completamente nudi in cortile per un'ispezione. Tutte le reclute nude stanno lì sotto i piedi, il tenente passa, ma prende la fila, una schiaffa alla faccia. Tan! Hai sentito dolore? Signor no! Perché? Perché sono del 5° reggimento Alpini! Bravo! Maclate una gomitetta tra pancia! Tan! Hai sentito dolore? Signor no! Perché? Perché sono del 5° reggimento Alpini! Bravo! Mentre sta camminando il tenente vede uscire dalle righe un affare, un pistolone, chiappa la rincorsa. Tan! Hai sentito dolore? Signor no! Perché? Perché nel medico è dietro! Grazie Pier Di Meleto! Vi lascio col direttore artistico Scuola di Ballo del Nuovo Mondo di Milano, il signor Luciano Dominici, detto Dominici Luciano.